Bentornati Snipers, io sono Markstorm e benvenuti in questo nuovo video. Ah, l'SSG 10, sogno di tantissimi ragazzi che sognano di entrare in questo mondo, il mondo dello sniper. Nel mio caso però si è trasformato molto velocemente in un incubo. Se non sapete di cosa sto parlando, vi lascio il link alla mia recensione dell'SSG 10 giù qui in descrizione. Per farla breve, questo fucile mi è arrivato con non pochi problemi, difetti di fabbrica, tra cui la molla tagliata, uno dei due anelli metallo di tenuta del gommino pap piegato a causa di un errato montaggio e il gommino pap stesso tagliato. Questo causava delle perdite d'aria e insomma aveva diversi problemi. A quel punto io, forte del fatto che questo fucile dovrebbe avere una garanzia di 25 anni e che io non l'avevo aperto neanche da 25 ore, ho contattato l'assistenza di Novridge e loro fortunatamente sono stati gentilissimi e mi hanno subito risposto di arrangiarmi. Hanno detto che secondo loro una potenza di circa 0,7 joule, era quanto usciva il mio fucile all'epoca, era perfectly fine. E per quanto riguardava l'errore di montaggio tra il gommino e l'anello in metallo, potevano fornirmi un anellino di metallo sostitutivo gratis, che peraltro sul loro sito costa $1. A quel punto io ho accettato, era meglio che niente, e sono passati circa 4 mesi e non ho avuto nulla. Non sono stato neanche a ricontattare l'assistenza a questo punto e visto che voi ovviamente non potete saperlo, ma in realtà questa replica non è mia, appartiene a uno dei proprietari del negozio Desert Store, il mio storico sponsor che mi sostiene dall'inizio di questo canale, che ha voluto comprare questo fucile sostanzialmente per darlo a me da recensire. Mi sentivo parecchio in colpa a ridarglielo in queste condizioni e di conseguenza ho deciso di acquistare tutti i ricambi che servivano per riportarlo alla sua condizione originaria e non solo, ho pensato fosse il caso anche di fargli qualche piccola modifica qua e là per renderlo più silenzioso e per dotarlo di un gommino più morbido che potesse alzare grammature maggiori. Di conseguenza in questo video vedremo assieme quale modifica ho portato e come. Sarà un video con uno stile completamente diverso, non ho mai fatto nulla del genere, non so neanche se potrebbe piacervi. Se così lasciate un like ragazzi, cercate di farmi capire se questo stile di video possa essere di vostro gradimento o meno. E magari al raggiungimento di 300 like, la butto lì, è un po' alto lo so, però ci si può fare. Farò uscire un video in cui magari lo testo per vedere che risultati ho ottenuto. Bene ragazzi, io vi auguro buona visione, ma prima sigla. We'll be right back.
Thank you.